dimenticándose, que esta leche es una leche eterna, que esta leche cambia la vista del uomo, que esta leche transforma, que esta leche regenera, que esta leche benedice, que esta leche, aleluya, da prosperidad, que esta leche da salvezza, que esta leche da vida. Aleluya, gloria a Dios, que esta leche, aleluya, única, per la salvezza de la humanidad, per la salvezza del ser humano. Cosa dice la parola, di qué cosa se estanca Dios. Versetto 10, ¿qué importa la multitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno? Sono sazio degli olocausti, di montoni, e del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori, degli agnelli, dei capri, non lo gradisco. Quando venite a presentarvi da me davanti, chi, alleluia, ha richiesto questo da voi, che calpestiate i miei cortili? Smettete di portare le offerte vane, incenso, è per me un abominio. E in quanto ai novilluni e il sabato, il convocare riunioni, io non posso sopportarli. L'iniquità assieme all'assemblea solenne, io odio i vostri alleluia, novilluni. E le vostre feste solenni sono un peso per me, sono stanco di sopportarli. La tradizione ha stancato l'Eterno. E per questo, alleluia, che la liturgia della Chiesa del Signore non deve essere una tradizione. Il culto della Chiesa del Signore non deve essere una tradizione. Non devo venire a riunirmi per una tradizione. Assolutamente no. Il salmista Davide, alleluia, dice, io mi son rallegrato quando mi dissero andiamo alla casa dell'Eterno. Questo che dobbiamo capire. Questo che dobbiamo capire. Che in via Alfredo Carsino, alleluia, non è, alleluia, un luogo tradizionale. In via Alfredo Carsino 5, alleluia, è la casa del Signore, la porta del cielo. Dove la mia anima, alleluia, può trovare tranquillità nella presenza del Signore. Quando vengo, alleluia, con peso di peccato, alleluia, e esco di questo luogo, alleluia, senza questo peso, perché le ho messo, alleluia, ai piedi del mio Maestro. Devono, alleluia, fratelli miei, succedere miracoli, perché Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Egli non ha cambiato mai, non ha cambiato, Egli è lo stesso. E devo farmi una domanda. Se il Signore ha fatto i miracoli in altri, perché non ho ricevuto io?
¿Será que depende de Dios o depende de mí? Aleluya. Aleluya. Allora, gloria a Dio, devo avvicinarmi, fratelli miei, alleluia, al specchio che è la mia, la gloriosa parola dell'Eterno, alleluia, guardare me, la mia propria vita. Perché Dio è lo stesso. Dio è lo stesso. Dio è lo stesso. Dio è lo stesso. Ventisei anni fa, alleluia, il Signore era lo stesso. Un mese fa il Signore mi ha fatto vedere che è lo stesso. Oggi il Signore mi sta facendo vedere, alleluia, che è lo stesso. Allora il popolo, alleluia, deve capire che questo non è un luogo di tradizione, è un luogo, alleluia, dove invoco il nome dell'Eterno e l'Eterno si muove. Dove, alleluia, le adoro l'Eterno e l'Eterno si fa sentire. Dove le ascolto, alleluia, l'Eterno, e l'Eterno mi parla, perché il Signore dice, io conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Gloria al nome di Gesù, gloria al nome di Gesù, alleluia. Per questo, fratelli, alleluia, la Santa Cena, alleluia, rappresenta tre tempi. Passato, presente, futuro. Per questo è importante. Uno, la parola del Signore parla della memoria. Ogni volta che fate questo, fate in memoria di me. Quando una persona ha memoria di qualcosa, quando c'è stato un successo, importati in precedenza, no? Amen. Noi sposati ci ricordiamo di un successo importante nella nostra vita. Il giorno, alleluia, del nostro matrimonio importante. Il giorno, alleluia, di quando ci siamo conosciuti importanti. Il giorno che alleluia, che la nostra moglie ci ha detto di sì, quando le abbiamo detto, alleluia, voglio sposarti con me. Alleluia, ha detto sì. Questo è importante. Dice la parola del Signore, alleluia. Amen. Nel libro di Luca, capitolo 22. Gloria al nome glorioso di Gesù. Luca, capitolo 22. Amén. Gloriamo il nome dell'Eterno. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Gloriamo il nome del Signore. Per che cosa è morto Cristo? Uno, per redimere ai credenti dei peccati. Lodiamo il nome dell'Eterno. Per redimere al credente della condanna. Per questo dice il libro dei Romani, alleluia, oggi non c'è nessuna condanna per coloro che. Amen. Lodiamo il nome del Signore. Lodiamo il nome del Signore. Non c'è, fratelli miei, alleluia, allora nessuna condanna
percoloro, aleluya, que credo o no. Per questo che è un onore servire l'Eterno. Amen. Per questo, alleluia, siamo onorati di essere davanti alla sua gloriosa presenza. Lodiamo il nome del Signore Gesù. Lodiamo il nome del Signore Gesù. Alleluia. Amen. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Con la morte del Signore, fratelli miei, alleluia, la nostra vita cambia. È come un miracolo speciale che Dio fa. Se il Signore non avesse morto, la mia vita, la sua vita, non era così come è oggi. Per questo, fratelli miei, ogni credente, alleluia, deve avere un comportamento di fedeltà, un comportamento di santità. Questo, alleluia, deve motivarli, gloria al nome del Signore, alleluia, ai credenti, a non peccare, a non offendere Dio. Alleluia. A vivere una vita diversa. Come dice la parola del Signore, che chi sta in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie. Le cose vecchie sono passate. Questo voglio dirvi alla Chiesa del Signore. Le cose vecchie sono passate. E questo, alleluia, che noi dobbiamo capire, che le cose vecchie sono passate. Io non posso giudicare i fratelli per le cose che hanno fatto in precedenza. Ma la nostra anima deve gioirsi per le cose che il Signore ha fatto nella loro vita. Egli ha cambiato la mente. Egli ha cambiato il cuore. Egli ha cambiato, alleluia, anche il modo di vestire. Egli ha cambiato tutto. Perciò, fratelli miei, alleluia, è una nuova creatura. Questo devo capire io. Che questo fratello è una nuova creatura. Questo devo capire io. Quando capisco che questo fratello è una nuova creatura, posso ascoltare il suo consiglio. Perché lui, alleluia, oggi parlerà perché Dio ha cambiato la sua vita. Perché Dio, alleluia, ha cambiato il suo cuore. Per questo, fratelli miei, alleluia, voi sapete, alleluia, cosa dà il mondo
¿Per qué cosa dobbiamo tornare al mondo si il mondo ci ha tradito? Il mondo abbraccia il credente, però il mondo abbraccia con un coltello per ucciderti. Il mondo, alleluia, abbraccia il credente, però per allontanarti dalla grazia. Il mondo, alleluia, abbraccia il credente per allontanarti dalla salvezza. Gloria al nome glorioso di Gesù. Gloria al nome glorioso di Gesù. Allora, alleluia, la morte di Gesù Cristo, alleluia, nella croce del Calvario, sia per te e per me una grande motivazione, alleluia, per non cadere nell'errore. Sino ringraziare l'Eterno. Oggi posso predicare solamente perché il Signore ha cercato me tanti anni fa. Posso adorarlo solamente per questo. Dice la parola del Signore che noi non abbiamo cercato Lui, ma Lui ci ha cercato e Lui ci ha trovato e Lui ci ha dato un nome nuovo. Aleluya, cosa ero prima? Prima ero un plebeyo, pero aleluya, siendo un plebeyo, el Signore de la gloria ci ha fatto diventare principe del suo popolo. Adóralo, adóralo, adóralo. Gloria al nome del Signore, aleluya. Gloria al nome del Signore, aleluya. Per questo, alleluia, dobbiamo vivere, gloria a Dio, alleluia, ringraziando l'Eterno in ogni momento della nostra esistenza. Dobbiamo ringraziare l'Eterno per ogni benedizione. Questa mattina, quando i nostri occhi, alleluia, si sono aperti e abbiamo visto la luce del giorno, è un motivo per ringraziarlo. El essere, alleluia, in questo luogo un motivo per ringraziarlo. El capire, alleluia, che Egli ancora mi ama, è un motivo per ringraziarlo. La morte del Signore nel Calvario ci ha benedetto grandemente. Potevano veramente morire tanti nella croce del Calvario perché prima, nell'epoca del Signore, ogni persona malvagia era crocifissa in una croce. Però Gesù lui non ha fatto niente di male per essere lui lì, ma egli stava pagando i miei peccati.
Ma Eli estaba pagando quello que yo no poteva pagarlo. No pensi que debí vivir una vida ringraziata. No pensi, aleluya, que dobbiamo, aleluya, ringraziare a Dio en ogni momento de la nuestra existencia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Secondo, fratelli, aleluya, la cena del Signore, aleluya, la cena del Signore, gloria a Dio, aleluya, e fratelli miei, aleluya, la comunione che il credente ha con su proprio Dio. Io non posso cenare con una persona che non conosco. Posso essere nello stesso tavolo, per una cosa è condividere, alleluia, un momento di cena con una persona che conosco. È così o no? Sai che il Signore conosce te. Ti conosce dalla A alla Z. E quando partecipiamo, alleluia, della cena del Signore, stiamo, fratelli miei, alleluia, partecipando del beneficio della sua morte. E noi dobbiamo, alleluia, avere comunione gli uni con gli altri, come dice la parola. Il Signore, alleluia, li parla ai discepoli dicendo: me visti in prigione, ma non mi visitasti. Ero nudo, ma non mi copristi. Ero affamato, ma non mi disti da mangiare. Ero malato, ma non veniste da me. E i discepoli dissero al Signore: Signore, ma quando ti abbiamo visto così? E il Signore dice: per quanto non avete fatto con questi miei piccoli, non avete fatto con me. A volte, fratelli miei, cadiamo in un grande errore. A volte cadiamo in un grande errore. Mi ascolti, per favore. In che cosa? A volte pensiamo avere comunione con Dio, e col fratello no. A volte pensiamo stare bene con Dio, e col fratello, e col fratello no. A volte pensiamo essere fedeli a Dio, mariti e moglie, e ci dimentichiamo che il regalo più prezioso che Dio ci ha dato a noi è meraviglioso. Una persona non può avere comunione con Dio quando c'è divisioni tra di noi.
Amén. Amén, fratelli. Una persona, fratelli miei, aleluya, no puede haber comunión con Dios, aleluya, si c'è división y tra di noi. Lo diamo el nombre del Eterno. Lo diamo el nombre del Eterno. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice la parola del Señor en el libro de Prima Corinzi, capítulo 10. Gloria al nombre de Jesús. Perciò, miei cari, versetto 14. Perciò, miei cari, fuggiti dall'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi ciò che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse partecipazione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane e noi se ven in molti. Siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Amen. Amen. Dall'inizio il Signore della Gloria sempre parlava dell'unità. Sempre parlava della vera comunione. Per che cosa? Siamo diversi, è vero. Mano Vicente è diverso a me. Io sono diverso ai nostri fratelli diaconi. I fratelli diaconi, alleluia, sono diversi ai diversi fratelli. Ciascuno di noi abbiamo un modo di pensare, un modo di agire. Amen. Abbiamo un modo di agire, un modo di pensare. Però dobbiamo avere unità. La morte del Signore Gesù, per che cosa è? Affinché dei due popoli diventano uno. Amen. Lo diamo in nome del Signore. Affin, alleluia, che non ci siano due popoli, ma ci siano uno solo. Perché il Signore della Gloria, alleluia, ci insegna nella sua parola. Alleluia, dice, io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Allora non può esistere una divisione qua. Si mette in piedi, fratello. Non può esistere una divisione qua. Perché lui, come io, siamo membri del corpo di Cristo. Amen. Io non posso pensare, alleluia, che sto bene con Dio quando sto male con il fratello. Io non posso pensare, alleluia, che amo Dio se odio al mio fratello. E la morte del Signore toglie questo, che sta a metà. E ci fa diventare uno in Cristo. Lui è diverso a me, però siamo uno in Cristo.
E solamente la morte di Cristo mi ha fatto avere comunione con Lui. Lodiamo il nome dell'Eterno. Lodiamo il nome dell'Eterno. E questo, alleluia, che deve, grazie fratello, e questo, alleluia, che deve, fratelli miei, alleluia, sapere il popolo di Dio. Che il Signore, alleluia, che fu morto nella croce del Calvario, dice che al terzo giorno Lui è risorto. Uno, due. Il Signore dice, dove sono due o tre, riunite nel mio nome, ecco io ci sono. E dice la parola del Signore che Egli è il mediatore. Amen. Egli è il mediatore. Gloria al nome di Gesù, lodiamo il nome dell'Eterno, lodiamo il nome dell'Eterno. Egli è, alleluia, il mediatore, Egli è l'anfitrione. Gloria a Dio. Perciò, fratelli miei, alleluia, gloria a Dio. Perciò, fratelli miei, alleluia, se il Signore è l'anfitrione, Egli conosce Lui. Egli conosce me. Il Signore, alleluia, toglie, gloria al nome del Signore, alleluia, toglie le cose negative da Lui e toglie le cose negative da me. E quando Egli opera, cambia la vita. I due nemici che eravamo, alleluia, diventiamo amici per la morte di questo Signore Gesù Cristo. Allora perché devi avere divisioni nella Chiesa? Perché devi avere divisioni nella Chiesa? Perché, alleluia, deve avere, alleluia, diversi gruppi nella Chiesa quando siamo un corpo in Cristo? Alleluia. Per questo dice la parola, vi siete riuniti non per il meglio ma per il peggio. Dobbiamo, fratelli miei, alleluia, lasciare, alleluia, che il Signore faccia un'opera speciale nella vita di ogni persona. E gli dice, imparate da me, dice il Signore, no? Che sono mansueto e umile e troverete riposo per le vostre anime. Che bello è, che bello è. Che bello è quando il Signore fa l'opera. Quando prima neanche volevo parlargli, così le do un abbraccio. E non un finto abbraccio, un vero abbraccio. Allora, alleluia, lascia. Lascia, gloria a Dio, alleluia, che il Signore faccia l'opera nella vita di ogni persona. La morte del Signore Gesù ci fa riconoscere che Egli è la nostra maestà.
Que Él es la nuestra autoridad. Es que yo debo consagrar la vida a Lui. Es que yo debo resistir al pecado. Es que yo debo, aleluya, identificar, aleluya, la mía vida. Gloria al nombre del Señor, es con las misiones de Cristo. Y el Señor no es muerto per niente. Ascoltami, per favor. El Señor no es muerto per niente. El Señor es muerto a fin que i due popoli diventino uno. El Señor, aleluya, es muerto a fin, aleluya, de darte una grande visión misionaria. El Señor, aleluya, es muerto a fin que tú y yo, que éramos muertos, hoy vivíamos solamente por la su gracia. El anfitrione es aquí. El anfitrione es aquí. El mediador es aquí. Mete, aleluya, el tuo problema en le sue mani. Mete la tua inimicizia en le mani del Eterno. Metti il tuo odio nella mano dell'Eterno. Mette, gloria a Dio, alleluia, la tua incredulità nella mano dell'Eterno. Mette, alleluia, tutte le tue cose nella mano dell'Eterno. Alleluia, vedrai come l'Eterno trasformerà ogni cosa, alleluia, in benedizione. Benedetto il santo nome di Gesù. Benedetto il santo nome di Gesù. Gloria a Dio, alleluia. E la terza cosa dice la parola, finché Egli venga. Quando una persona sa che viene un amico a visitarli, fa del meglio. O non è così? Fa del meglio. Se magari, alleluia, lui beve solamente acqua, una tizzana e un pane, però che mi viene il suo amico, mette qualche un'altra cosa. Non solamente mette la tizzana, ma mette anche un bicchiere di latte. Metti anche, alleluia, un po' di formaggio. Metti qualche cos'altro. Perché sa che viene il suo amico. Egli sta per venire. Non sono le tue abitudini che ti salveranno, è la sua grazia. Però la nostra vita deve cambiare. La nostra vita deve essere diversa. Dobbiamo, alleluia, gloria al nome del Signore, camminare, come dice la parola, come nuove creature. Abbiamo una famiglia che salvare. Abbiamo una città per salvarli. Abbiamo una grande nazione per salvarli. Dobbiamo intercedere. Loro, alleluia, devono vedere, gloria al nome del Signore, alleluia, che tu e io siamo un popolo diverso.
E per questo ti ha portato del Signore. Non ti ha portato soltanto per guadagnare un po' di denaro e farti una casa nel tuo paese, comprarti un terreno nel tuo paese. Il Signore ti ha portato affinché la tua vita possa essere una benedizione qui. Per questo ti ha portato il Signore. E stiamo aspettando, alleluia, un grande evento. Un evento, alleluia, importante. Un evento grande. Un evento, alleluia, sublime. Gloria a Dio, alleluia. Oggi, gloria al nome del Signore, partecipiamo di questa santa cena noi. Però, alleluia, quando Egli venga, parteciperemo con Lui in eterno. Come le stai aspettando il tuo maestro? Egli sta per arrivare! Non dobbiamo, fratelli miei, alleluia, chiudere i nostri occhi, alleluia, di tante cose che succedono. Tutte queste cose, alleluia, sono annunci della sua venuta. Egli sta venendo. Está arribando. ¿Ma le estáis esperando veramente a Él? En esta seramente cantiamo. O en questo pomeriggio, scusate, mentre cantiamo. Mentre adoriamo, no, lì soltanto lì. Oggi non ci guideranno gli strumenti, ci guiderà il nostro anfitrione. Io voglio, alleluia, che Egli venga a metà della mia debolezza e mi faccia capire. E mi faccia alzare, mi faccia andare. Possa essere che sia inimicizie, divisioni. Ma il Signore vuole togliere ogni cosa. Mettiamoci in piedi in questo momento. E iniziamo a cantare questa lode meravigliosa. Ti ho gridato e mi hai risposto. Perché l'Eterno mi ha udito, sia benedetto il nome di Dio, e gli è degno. Forza è. Opera grandemente, Maestro. Opera grandemente, Maestro del Cielo, e toglie, Signore della Gloria, ogni cosa che non va.
Aleluya. Que se distruga, aleluya, ogni cosa que no está bien davanti a la tua gloriosa presencia. Él es Dios, te he gritado y me hay respuesto. Porque el Eterno me ha audito, sea benedetto el nombre de Dios. El Iedeño. Amén. El Ie Santo. Aleluya. Sí, señores de la gloria. Él le dijo, ancora, yo te he gritado y me hay respuesto. Porque el Eterno me ha, si ha benedetto el nombre de Dios. Él es la roca, el mío refugio, Él es santo, Él es, aleluya, y deño, deño. Él es santo, santo. Él es Dios. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Tú eres santo Dios, tú eres digno. Tú eres santo Dios, tú eres digno. Quiero decirte en esta mañana, aleluya, aleluya, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad, che libertad, che libertad. Che libertad, che libertad en questo giorno, che libertad.
unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos hirieron, y a mi Jesús con su sangre bañaron para dar salvación. Y librarlos del mal. ¿Para qué? Para dar salvación. Y librarnos del mal que vendrá. Dile una vez más, confiésalo. Unos brazos humildes se abrieron. ¿Dónde? ¿Qué sucedió? El dolor. Dile, y a mi Jesús con su sangre. ¿Para qué? Para dar salvación y librarme. Para dar. Y librarme a mí. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos hirieron a Jesús con su sangre. Bañaron. ¿Para qué? Para dar salvación. Y librarnos del mal que vendrá. Dale, dale un aplauso, dale un aplauso. Estos son los momentos, aleluya, de los apostólicos. Estos son los momentos de los hijos de Dios. Estos son los momentos especiales. Oh, cuando el Señor de la gloria está presente. Son momentos especiales. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Son momentos especiales. No hay momentos como estos en la presencia de Dios. Son momentos especiales. Momentos cuando hay liberación. Momentos cuando hay perdón. Momentos de comunión. Momentos de reconciliación. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
Momentos cuando agradeces que la sangre del Señor de la gloria derramada en el Calvario, aleluya, esa perdonó nuestros pecados. Momentos que reconoces la muerte de Jesucristo, cuando ella, aleluya, nos lleva a una verdadera comunión. Momentos que reconoces cuando tienes que estar preparado para el encuentro con Él. Hoy le miras por la fe, pero mañana le verás cara a cara a Él. Mañana le verás cara a cara a Él.